solo vodka? No, come se rimasta solo vodka? Possiamo tranquillamente dire che la dimora non è male. Il buon Alberto non è ancora qui con noi perché mi ha balzato allegramente per fare i suoi 2 giorni di test a Varano o dove cavolo è, che non mi ricordo neanche. Minchia, tu non puoi capire che voglia che ho di arrivare giù e fare un disastro. Cioè, tu non hai l'idea. Ma sapete cosa c'è? Mentre lui è lì, io gli ruberò innanzitutto il letto migliore della camera, ma soprattutto mi godrò questi 2 giorni senza quel gran rompiballe. E non l'ho ancora detto, ma sono ufficialmente in vacanza, signori. Carletto, metti sto passo. Sfida. Albe è arrivato, giustamente prima sera ha voluto andare a ballare, a distruggersi, e oggi dovevamo andare a Pomposa a girare. Tutto questo, c'è un'umidità tale che in un secondo si è appannata la lette. Siamo già in ritardo, ci stanno aspettando tutti, quindi è ora di andare a svegliare. Dai, figlio di puttana. Ecco cos'era. Devo andarti a dare le schiaffoni a Pomposa. Vai a cagare. Cioè, è tardi ormai. Per questo fastidiamento qua, andremo mezz'ora dopo. No, non dire così, ci stanno aspettando. Ma lo sai che ci vuole 1 ora e mezza andare a Pomposa? Ma fa il culo. Anche perché oggi a Pomposa, Vitali, ecco la K1. Eh? Sto ca... Beh, si vede, non è che è sotto la termocoperta. Cioè... Tra tutte le cose che perdo, non immagino di perdere una roba così grossa. Sembra giusto. Andate via. Ma dov'è la telecamera? Oh, io ti spacco la testa. Ma il bello? Chi è stato? Chi è stata l'idea? Perché? Eravate tutti lì. Quell'altro che andava dietro a ridere. Tu non dormirai stanotte. Tu non chiuderai occhio, tu domattina. Ora che finalmente ho recuperato la telecamera, vediamo come ho ridotto. Ieri lanci incredibili. Non si molla. Non si molla un cazzo. Si molla mai. Adesso siamo nel camerino del pagante, la Baia Imperiale. Si vola, si vola. E domani? La pieghiamo di nuovo. Non diciamo così. Sì, ci sta, perché adesso, dopo la pieghiamo di nuovo, la prossima scena sarà subito quella di te che la distrugge di nuovo domani, no? Nell'ultima intervista che abbiamo fatto, il toccarmi le palle non è servito, quindi adesso le struscio da qualche parte, non lo so. Guarda, le struscio anche su di te. No, ti attacco la spiga. Ma chi arriva qua? Hello. Buonasera, siamo pronti? Sì, sta per salire.
Però l'avete nascosto la vodka? No, come l'avete nascosto la vodka? No, non la vodka. Che sportivi siete? Che sportivi? Io sono astemio. È lui che è lo schifoso che... Cioè, basta, ragazzi, i veri uomini non mollano mai. Poi sappiamo... Su queste luci, su. Technologic. Bene, ieri Baia imperiale con il pagante, bellissimo, ignoranza. E oggi siamo tutti alla chiusa. Abbiamo un Marcon selvatico, dov'è? Eccolo là. Abbastanza selvatico oggi. Eccolo là. La cara CRF è qui ancora con noi. Guardate che mezzaccio, ex Vandi, ha tutto quel che serve per andare forte, quindi come al solito, come dice Alberto, non ho scuse, ma ogni volta non ho scuse. Sei pronto a prenderti la paga anche oggi? E oggi chi è che ha le scuse? Tu. No. Oggi zero scuse perché siamo qua solo a allenarci. Esatto. È vero. Solo allenarci a prendere misure. Come l'altro giorno che non bisognava tirare, poi con DB52 abbiamo fatto tipo i pazzi, ma tanto so già che succederà anche oggi. Meglio così. Non volevamo assolutamente impegnarci, tirare, eccetera, no, eccetera. Però devo essere sincero, il buon Tommy mi ha dato la paga. E io, non qualcuno che è già andato via, accetta la sconfitta. Bravo. Però devo essere sincero, fai paura perché con... Allora, diciamo che avevamo motard diversi, come diverso tutto il resto. Ma io ancora col motard devo un po' prenderci la mano, non mi fa impazzire. Invece te, a caso, traverso la giri da fermo. Ed è tanta roba, infatti cercherò un po' di carpire qualche segretino. Sei fermo! Per essere pronto per gli internazionali d'Italia. E ripeto, adesso che è arrivato. Sei scarso! Io al contrario tuo, l'accetto la sconfitta. L'accetto. Sei tu che non l'accetti. Ma visto che... Ma quando perderò vedrò... Io dico solo una cosa. Non ci sono le immagini. Ma appena sono salito sull'R3 dopo 5 giri, chi ha preso 7 decimi? Non c'è la trasponder. Quindi...
Però domani li abbiamo i transponder. Cosa dicevamo? Domani li abbiamo. Domani arriverà Luke Pedersoli con 3R3 più quella di Albert, quindi sono 4 e sarà distruzione totale. Ma ovviamente tutto questo ben di Dio e queste sfide che devono compiersi lo vedrete nel prossimo video. Quindi iscriviti al buon Instagram di Tommaso Marcon. Ai miei canali che lascio qui sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Gas.